Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi PC tutto fare, quindi niente schede video super fighe, niente RGB, niente LED, niente tutto ciò, ma un computer di tutta sostanza che ci permetterà di andare a livello di prestazioni ben oltre una configurazione uso ufficio. Ma prima di cominciare, il solito momento supporto, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e commentate per farmi sapere le vostre opinioni. Per gli amanti dello shopping online, per non perdere nessuna novità inerente al canale, vi ricordo di andare a visitare le mie pagine Facebook e Instagram, che comunque vi lascio sotto in descrizione. Partiamo da un presupposto: una configurazione a tutto fare deve andare ben oltre una configurazione per uso ufficio, quindi ben oltre i programmi di videoscrittura, le web application, l'invio di mail, la visione dei contenuti in 4K. Deve permetterci altresì di poter utilizzare dei programmi tipo Photoshop o Premiere Pro. Sia ben chiaro, non ci aspettiamo un utilizzo professionale, né tantomeno di editare dei video in 4K, ma nemmeno vogliamo aspettare 10 ore per quanto riguarda l'editing. Vogliamo un trasferimento dati veloce e più in generale una macchina che vada a rispondere in maniera repentina alle nostre esigenze. Per quanto riguarda il processore, la nostra scelta è ricaduta su un APU, non quello del jet market dei Simpson, bensì un APU di casa AMD. Nello specifico abbiamo un Ryzen 5 3400, abbiamo 4 core e 8 thread con un base clock di 3.7 GHz e un boost clock di 4.2 GHz. Abbiamo inoltre un TDP di 65 W e un dissipatore di 95, che quindi ci permette anche un leggero overclock. Tutto questo viene affiancato da una Vega 11. Per questa scheda video valgono le stesse considerazioni fatte per la configurazione uso ufficio. Affiancandoci ad esempio a questo processore una 1030 Nvidia, avremmo avuto un aggravio di spesa intorno alle 60-70 euro a fronte di un decadimento delle prestazioni nell'ordine del 12%. Nella fascia under 150, una delle scelte migliori, se non la migliore in assoluto. Per quanto riguarda la scheda madre, abbiamo scelto una B450 di casa SROC, sicuramente una scelta non povera, come ad esempio potrebbe essere una A320. Dato il prezzo di acquisto, una delle scelte migliori, se non la migliore in assoluto. Quando riguarda la RAM, abbiamo 16 GB di casa G-Skill divisi in due moduli da 8 a 3000 MHz. Ricordiamoci che soprattutto per quanto riguarda i Ryzen, il dual channel è un qualcosa di veramente fondamentale. Su un suggerimento di un caro amico, vi ricordo che per far funzionare il dual channel quando vi sono più di due slot, bisogna seguire lo schema di montaggio come illustrato nel manuale della scheda madre. Sicuramente anche in questo punto una scelta non povera. Per quanto riguarda lo storage, abbiamo optato per un NVMe di casa Intel da 512 GB a 1500-1000 MB di lettura scrittura. Tendenzialmente, anche per quanto concerne le configurazioni dove si cerca di mantenere contenuti i costi, cerco di evitare di utilizzare gli SSD SATA 3, che non solo sono più lenti, ma hanno bisogno inoltre funzionare sia del cavo di alimentazione che del cavo SATA. Per quanto riguarda il case, abbiamo scelto un Nitec Winco, due porte USB e connettori audio sulla parte superiore, un case tutta sostanza che assolve perfettamente il compito al quale è stato progettato. In queste configurazioni un case molto costoso sarebbe veramente inutile. All'alimentatore integrato, che io vi consiglio di sostituire con un qualcosa di più performante, vi lascio delle possibili alternative sotto in descrizione. Ora vi lascio alcune fasi del montaggio, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.